Punto Tech, opinioni in open source, buon salve a tutti. Siamo all'episodio 111:111. Che sembra molto un numero binario, e dal titolo avrete capito che è un conto, Però lo faremo alla fine della puntata. Tanto che non ho aggiunto altri link dai miei feed, eccetera, ma solo quelli che ho raccolto prima della partenza perché me li tengo a questo punto gli altri per la prossima. Perché già prevedo che questa puntata potrebbe essere più lunga del solito. Quindi cominciamo subito con il materiale dei link. Che vi ricordo: i link co delle, delle cose che dico nelle varie puntate, sono tutte in una pagina del mio sito che trovate in descrizione oramai, da oltre una ventina di episodi, e sotto ogni singolo episodio. Quindi il mio invito è: prendete questo link, ve lo salvate tra i preferiti perché è un archivio, praticamente di tutto. Quindi, se cercate qualcosa. Fate CTRL F sul computer e fate una ricerca tra tutto quello che c'è. Perché può darsi che sicuramente ne ho già parlato, anche perché se non mi ricordo male, lì ci sono i link dalla puntata 70, una cosa del genere, quindi c'è almeno un po' di roba. Quindi non dimenticatevi di quello. Come non dimenticatevi che abbiamo il gruppo Telegram, che oramai ha raggiunto le 30 persone che si chiacchiera più del meno. Dovrebbero esserci anche dei link de proprio. Arrivati grazie al gruppo. Quindi non perdiamo altro tempo. Il primo link è un tweet perché la settimana scorsa ho ricevuto da Limpub le royalties o l'incasso delle donazioni del mio libro. Che loro te le mandano quando superano una certa soglia, ovvero in questo caso 25 dollari. Quindi mi hanno spedito 25 dollari e qualcosa. Che io ho subito riciclato. No riciclato, ho mandato. Uh, come donazioni 15 a KDE e altri 5 a Neovim tra poi le commissioni eccetera quindi l'ho già rigirati e ho fatto dei tweet che dimostrano proprio le ricevute e così via di questi pagamenti, mettiamolo così, che ho rigirato questi soldi che ho ricevuto a questi progetti open source. Il libro, che è gratuito, è pensato per introdurre le persone a contribuire all'open source, che oramai è la terza edizione, è completamente gratuito e si trova su GitHub, dove volete ve lo scaricate, anche su Amazon, tutto quello che cavolo volete, ed è pensato in modo per introdurre, quindi quando io faccio, diciamo così, questi soldi, questi grandissimi soldi, di solito li rigiro perché neanche a perderci tempo più di tanto insomma, ecco. Poi c'è la notizione che a me mi ha già creato dei problemi, nel senso che l'annuncio è arrivato il 2 febbraio, che dal 9 febbraio Twitter non supporterà più accessi gratuiti alle PI loro. E quindi adesso si saranno pubblicati quelli a pagamento. Questo che cosa comporta? Nel mio caso che ho dovuto togliere oggi la sincronizzazione verso Mastodon, perché cosa è? Praticamente io avevo lato, tutto quello che pubblicavo su Twitter veniva riscritto in automatico su Mastodon. Con quest'annuncio io l'ho tolto cioè non avevo altre opzioni proprio che disattivarlo e ad oggi non ci sono alternative che mi permettano di prendere tweet e di pubblicarli direttamente sulla seconda piattaforma quindi eh, non ci sono servizi, tutti quelli che trovate al momento perché li ho provati stamattina, sessione, mi sono registrato da servizi e poi mi sono disiscritto tra cui anche i FTT non hanno una versione da Twitter a Mastodon ma di solito il contrario quindi al momento è tutto da vedere come si evolverà questa cosa, però io ho dovuto disattivarle, quindi se voi mi, ascoltate solo, no, ascoltate, mi seguite solo da Mastodon, per il momento vi invito a seguirvi su Twitter, anche perché Twitter è sempre stato molto più attivo rispetto a quello, anche perché su Mastodon io ho dovuto disattivare i bot automatici, che è ciò che mi ripubblicano le cose che seguo su Reddit e i post del mio blog e così via, quindi vi invito a buttarci di più un occhio a Twitter che è molto più attivo da questo punto di vista. Cosa significa tutta questa chiusura? È tutto da vedere nei prossimi giorni, settimane, come questa decisione comincerà a creare malumori un po' ovunque. Visto che vi ho parlato di Mastodon, stavolta ho un tut della storia di non si sa bene chi perché è tutto anonimo, ovviamente su Mastodon, in questo caso è la storia di qualcuno che gestisce un insieme di servizi per, una, per un suo cliente che ha dovuto togliere da un giorno all'altro 1700 e passa di dispositivi dall'accesso perché non erano compliant, ovvero probabilmente per un motivo o per un altro non risultavano corretti per il sistema. E questi hanno detto, guardate che se lo fate un momento all'altro senza avvisare tutto il resto, con un piano di backup se ci sono problemi, si rompe qualcosa nel nostro ecosistema, è un problema. Questo ho detto, io l'ho parlato, ti ho ricordato questa cosa per 13 mesi, adesso io sto qui aspettando e vedendo quello che succede perché io sono coperto da tutto, anche perché sono stati cancellati gli accessi e quindi... Si parla e è saltato fuori che questa azienda ha avuto tutta una serie di problematiche perché è stato fuori che erano tutti consulenti esterni che avevano questi dispositivi che erano diversi e ha creato tutta una serie di problematiche a cascata e lui ha fatto del tutto de, passo passo di quello che è successo dimostrando ancora una volta che spesso è il management che toppa parecchio perché non sa di quello di cui parla e non si rende conto delle cose all'uomo comune perché non le usa. Abbiamo poi quest'altra notizia che adesso farà sicuramente girare molte scatole un po' ovunque. Praticamente le licenze di Oracle per le sottoscrizioni Java, perché ricordiamoci, che c'è Java by Oracle e c'è OpenGDK che è l'implementazione open source. Però il mondo enterprise sempre utilizza ovviamente quello di Oracle e paga delle licenze per utilizzarlo, che gli danno il supporto e quant'altro. Ebbene, mentre prima era un sistema a, diciamo, a processore, adesso sta diventando dipendenti. a dipendenti. Ora, al contrario, un attimo, sto rigendo l'articolo perché è passato una settimana e questa settimana è stata un po' diversa. Non al contrario, mentre prima le licenze si pagavano per numero di dipendenti che dovevano usare Java, adesso è per processore che utilizza Java. E quindi questo, dicono le stime che i costi sono schizzati del 1.004%, perché se prima, ad esempio, caso si pagavano 3.000 dollari di licenze, adesso se ne passa a 45.000. Ora con ancora una risposta, certo ha voluto fare questo cambio di licenze e quindi ci saranno dei malumori un po' ovunque. Forse da una parte convincerà le aziende ad abbandonare Java nel mondo Enterprise, non credo perché l'Enterprise, come sanno tutti quelli che lavora in mondo informatico, non è così semplice da cambiare, specialmente tu hai dei software che gestiscono cose delicate. Tra che le rifai e tutto il resto ci spendi sempre un mucchio di soldi, quindi diciamo che in questo modo il lock-in li sta un po' zappando. Certo, voi direte, beh, possono passare OpenJDK, tutto dipende se quello che stanno utilizzando è compatibile con OpenJDK e tutto quello che ne comporta. Poi... Passiamo subito con un thread di Reddit che è partito da una notizia, però ho preferito mettere l'articolo di Reddit perché spiega meglio l'articolo, ovvero è questo paper universitario che spiega come Stable Diffusion si ricorda le immagini che ha generato, creando tutta una serie di eh, dubbi eh, sulla questione privacy. Però fatto sta che la metodologia per replicare è ha richiesto tipo 175 milioni di generazioni. E Quindi sono una casistica <ride> veramente bella grossa. Quindi diciamo non è così semplice generare questa situazione. Tutto questo è poi da vedere, ovviamente, il tagger che basta analizzare l'altra come si evolve. Quindi è interessante, però vi lascio lì thread se siete curiosi e vorreste saperne un po' di più. Poi abbiamo questa qui che invece viene mamma usa Linux Che racconta di come l'NSA ha fatto un comunicato in cui praticamente Tra le righe sconsiglia di utilizzare linguaggi come C e C++ Perché siccome danno troppa libertà la gestione della memoria può essere fatta male e Quindi questo può comportare le vulnerabilità di cui solito spesso parliamo E Jarn Strusrup, che non so pronunciare il nome Che è quello che ha creato C++ Se l'è un po' presa dicendo che qui il problema non è tanto il linguaggio Ma anche chi... Utilizza il linguaggio. Certo è che ehm, il linguaggio C ⁇ nel tempo si è evoluto, non è fermo agli anni 90, è andato avanti, ci sono delle cose nuove, però d'altro canto che C ⁇ non è così semplice più di tanto come si può pensare. Quindi diciamo che ci sono tutti i due lati della medaglia. Certo è che vuole utilizzare C ⁇ deve sapere di andare incontro a tutta una serie di problematiche. Quest'altro articolo invece è la storia di qualcuno che non, è, non si spiega più di tanto, che ha detto che lui nel 2019 voleva avviare una sua startup. Ha detto che ha investito oltre 200.000 dollari e poi ha fallito. E ha scritto colonna per colonna dove ha speso i soldi e come mai ha fallito. Il concetto è che essendo lui uno sviluppatore e tutto il resto, non si è affidato dei suoi stessi consigli che avrebbe dato a qualcun altro nell'avviare una startup. E questa è una cosa che spesso si vede, no? Quando sei più conf confidi di più, insomma, della tua idea, ma non della realtà dei fatti, perché tu vai avere l'idea migliore del mondo, pensare nel migliore del mondo, ma poi quello che fa la differenza è l'utente che lo utilizza, quindi l'idea da sola non basta, è l'approccio a quell'idea, ma di vedere anche, devi testarla, come tutte le cose infatti il cosiddetto metodo agile delle start up è quello di iterare velocemente ovvero buttarsi lì, fare qualcosa, vedere come funziona, come va, e adattarsi non fare subito il carrozzone che ha tutto quanto, ma farlo pezzo per pezzo in modo tale da evolverlo nella direzione che effettivamente il mercato cerca, non tanto la tua idea, e questo è il riassunto che ho fatto, perché è una cosa che ho già visto spesso avendo lavorato proprio con start up negli anni, però per chi vuole saperne un po' di più, come solito c'è il link. Poi c'è questa notizia: che onestamente io ho cercato altre foto, ho cercato di averla, non ci ho capito una mazza. Qualcuno potrebbe dire: Beh, la normalità che non ci capisce una mazza. Dipende dall'argomento. In questo caso si parla del World Wide Web Consortium, che dal 2023 adesso è, è cambiata come tipologia di organizzazione. È sempre una no profit, però la nuova organizzazione gli permette di essere un po' più gestibile a livello, diciamo, degli standard del codice di condotta, ma anche di operare meglio come una organizzazione globale singola nei vari ruoli che copre. Però ecco, l'articolo onestamente non lo spiega perché dopo tutta la V3C è sempre esistita, quindi per me finisce lì. Abbiamo poi la newsletter di Devil, che è aggiorna insomma delle novità, dei nuovi servizi tipo la istanza di Walt Warden e così via. Quindi ve la metto lì se volete un po' degli aggiornamenti sul mondo del Fediverso. Abbiamo uh, poi questo articolo che è simpaticissimo, l'ho subito mandato a un amico che è appassionato di scacchi, praticamente hanno implementato al progetto Petroleum, diciamo il supporto di una webcam puntata su una scacchiera perché ti permette di giocare così in modo dinamico, ovvero c'è tutto questo software di mezzo che vede l'immagine e riesce a capire la posizione delle varie pedine. Quindi simpaticissimo, apre sicuramente tutta la serie di opportunità, bisogna un attimo capire quanto è fruibile. Poi, la puntata scorsa è stato il momento di scherzare, no? Che qualcuno si era perso questa capsula radioattiva piccolissima, di una misura di una pila a bottone. Alla fine è stata ritrovata, cioè, sì, non si sa come. C'è fatta girare la foto di questa capsula che sta lì poggiata per terra, nel terreno proprio. Quindi era veramente difficile da notare, letteralmente. Abbiamo poi questo progetto che a me è simpatico. Praticamente è un set di librerie in C per il Game Boy Advance per aggiungere il supporto alla, alla porta seriale. Questo apre tutta una serie di opportunità per permettere di fare un dispositivo che ti permette di collegare più di un Game Boy Advance in wireless, sì, esatto. Certo è che è da capire, perché avrebbe più senso probabilmente collegarsi a un server remoto in modo tale che giochi in multiplayer di una volta, ci puoi giocare sul dispositivo fisico, un po' come si fa già con il netplay negli emulatori. Poi c'è questo progettino che è un bel mattone in Python che praticamente è dato un repository e dei parametri ti genera un grafico di quali sono di quell'utente le cartelle o file che ha modificato di più. Lui fa degli esempi con il kernel Linux che ha oltre un milione di commit, ha richiesto 60 minuti l'elaborazione di questo log di quasi 500 mega. Per essere indicizzato ci ha richiesto 460 secondi, creando un database da 700 mega. L'elaborazione totale ha richiesto 68 minuti. Quindi, mentre con CPython, che è completamente diverso dai numeri, ci ha richiesto 5 minuti e mezzo. Certo è che funziona. Quindi se voi volete vederlo in azienda per dire chi, chi dove fai danni in questo modo, potete sicuramente notarlo in un attimo. Cioè, questo progettino è simpatico, non tanto perché riguarda lo Steam Deck, ma qui un altro matto che si è messo a collegare lo Steam Deck al computer e a trasformarlo in un finto dispositivo stampante. Ovvero, il computer riconosce come una stampante, però in realtà, poi lo Steam Deck prende e ti genera il PDF e te lo mostra a schermo. Sono quegli esercizi di stile e di divertimento per gli sviluppatori per capire anche un po' come funzionano le parti sotto. Abbiamo poi questo sviluppatore che ha fatto per il servizio di Ashcorp, che è l'azienda che produce tra l'altro Vagrant, in questo caso si tratta del servizio Volt, che come l'ha massacrata a livello di fuzzy testing. Praticamente spiega passo passo con i comandi come ha preso i vari endpoint, ha lanciato un comando apposito e questo qui si è messo a fare tutte prove a livello di fuzzing per trovare gli endpoint che... Generavano degli comportamenti non previsti e anche il crash del servizio stesso. E quindi poi lui ha aperto tutta una serie di ticket. Però la parte interessante, anche se non si capisce niente di volto, perché quella per me era la parte interessante, era vedere come aveva fatto passo passo per endpoint REST il locale. Perché la guida, cioè questo articolo, fa vedere proprio gli effetti passo passo, i vari errori che ha riscontrato in base agli output e, a, e così via. Quindi è un modo rapido per avere un'idea sul fuzzy testing di un endpoint REST, così il locale. Poi c'è questo articolo di Daniel, l'autore man mantenitore di Zurl, Kur, chiamatelo sempre come volete, che spiega la storia dei servizi di Continuous Integration che utilizza il, il progetto, ovvero che loro da 2013 loro hanno. 4 o 5 servizi diversi perché devono fare oltre 180 versioni compilate di curl per i vari sistemi operativi supportati e con varie flag diverse oltre ai classici tipo che verifica nell'inting e così via e quindi spiega la necessità perché loro in un attimo vanno fuori potremmo dire i limiti dei piani gratuiti E quindi ecco spiegano come La loro storia e come ci sono riusciti nel tempo A arrivare a questo risultato E cosa testano praticamente ad ogni commit C'è cioè, questo articolo che ovviamente Essendo un articolo di un giornalista Che si è parlato di The Crush, È un po' Tirato un po' da titolone clickbait, ovvero un hacker ha trovato un bug che permette a chiunque di bypassare dedicazione a due fattori. Poi se si legge meglio l'articolo si parla di una funzionalità che Facebook ha attivato ma è ancora in testing e che non hanno abilitato a tutti quad gli utenti. Però per questo bug è stato pagato 27.000 dollari, che non sono sempre due spiccetti. Abbiamo poi l'annuncio di LibreOffice 7.5 che è stato rilasciata, la nuova versione che tra le mirabolabili nuove funzionalità che non interessano solito a nessuno perché nessuno ci fa mai caso ma che sono interne, ovvero tipo migliorie nel, nel supporto, nel rendering e generazione dei PDF, oppure che riconosce meglio dei formati e così via che sono le cose che la gente dovrebbe notare, ha la nuova funzionalità ovvero la, la modalità con il tema scuro. E ve lo dice uno che non utilizza il tema scuro. Cioè per me il tema scuro non mi è mai fregato una granché. Ce l'ho soltanto in un editor di testo e basta, non lo utilizzo da nessuna parte. Quindi a me non mi sconvolge questa notizia, notizia però tutti i siti che hanno rilanciato la nuova versione di, di LibreOffice mettevano nel titolone alla modalità scura. Cioè del resto non gli frega niente a nessuno. Abbiamo un altro thread invece di Reddit, stavolta è italiano, che io ho retweetato che ha ricevuto un certo successo, forse perché l'hanno fatto menzionando la comunità di Open Data. Praticamente, un ragazzo italiano si è messo lì e ha creato uno strumento che ha analizzato Oltre tre, quasi 13.000 norme, le leggi italiane, facendo un grafico che mostra i vari collegamenti. Ovvero, ogni volta che una legge menziona un'altra, e quindi ha creato un enorme grafo. Che a quando dice sul suo sito: Non vi dico di aprirlo da mobile perché altrimenti il browser da telefono schiatta. Perché effettivamente è un grafico gigantesco che è interattivo. E lui racconta che era partito da una legge sola, aveva fatto un parser e poi piano piano ha aggiunto una legge che a stavolta ne, re... ne menzionava un'altra e quindi si è creato questo archivio gigantesco e oltre a saltare fuori degli errori di battitura oppure delle leggi che menzionano se stesse, cioè ci sono proprio degli errori oppure delle leggi che in loop menzionano una che a stavolta ne menzionano un'altra ma quella rimensiona la prima di tutte e quindi si creano tutte queste situazioni ed è affascinante perché è spettacolare ed è interattivo, quindi vedremo un attimo come va tutta questa storia, però sicuramente è molto interessante vi invito a curiosare, perché è finalmente qualcosa che analizza il monte delle leggi italiane, che c'è questa voce che si dice che siano oltre 110.000 in tutto, quindi fa un po' paura quello che abbiamo sulle nostre spalle visto che parliamo poi di Italia è stato pubblicato il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ovvero che riguarda l'aggiornamento 2022-2024 e hanno programmato tre webinar per il 10, 17 e 24 febbraio per introdurre queste novità, io ora ho cercato quali sono le novità in moda, versione riassunto e non ho trovato niente e io leggermi tutto il piano per cercare le modifiche come precedente onestamente no, quindi aspetterò che vengano pubblicati i vari webinar e da lì troverò il riassunti. Vi ho voluto mettere poi il sito di Stealthy perché l'autore pubblica tantissimo e a ah, questo sito qui spiega lui come realizza le varie immagini e c'è proprio una sezione nel sito che è il processo e spiega proprio vari step che adesso vi li riassumo. Praticamente lui dice Stealthy è stato creato in un ambiente 3D sono state fatte poi tutta una serie di foto di lui per, per darle in pasto al modello. Queste foto avevano delle espressioni facciali diverse e sono state date in pasto al modello Dreamboot. Quindi questo è stato sistemato più volte per dare un risultato più realistico, non si sa bene in che significa, e poi tutto il processo viene dato in pasto a Stable Diffusion e ritoccato successivamente con Photoshop. Quindi a livello di tempo lui dice pure quanto ci vuole a fare un'immagine, dice che ci vogliono... Per avere una prima versione decente ci vogliono dall'una alle tre ore, poi si correggono i vari pezzetti e poi ci mette tutta una serie di tocchi con Photoshop e ci impiega dalle 3 alle 15 ore a singola foto. Quindi è veramente un lavoro manuale, quindi questo dovrebbe un po' svegliare la testa di quelli che hanno paura, no? Delle artificiale artificiali prenderanno il nostro posto, eccetera. Ad oggi la tecnologia non è così sofisticata, anche perché richiede una certa potenza di calcolo, quindi io ad oggi tutta questa strizza non ce l'ho per niente. Anche perché Stealthy si vede che è proprio un lavoro di qualità diversa rispetto a tutti gli altri. Per chi non sa chi è Stealthy è: questo personaggio che non esiste, che viene buttato lì in momenti storici. Quindi, tipo una volta scappa da un mammut, una volta contro Tesla e così via. Che sono sembrate delle foto realistiche di questo personaggio, che non esiste. Poi un articolo che non riguarda per niente eh, il mondo tecnologico, bo, a me piaceva perché, a parte perché adesso sono tornato a Fosdam e quindi stavo all'estero, ma perché è tutta una spiegazione di come la dieta mediterranea non esiste, è una invenzione completamente americana. Però io non voglio spoilervi niente perché questo non lo dice Daniele, ma lo dice Fagella Politica che fa di lavoro oramai il fact checker o quello che verifica le notizie. Poi, tornando di nuovo a Reddit, facciamo su e giù, sono stati pubblicati i, le i thread delle storie migliori del 2022. Quindi se volete curiosare e vedere chi ha vinto i premi, ci sta veramente un po' di tutto. Ma non voglio sperare perché certe cose sono un po', diciamo, un po' zozze, altre perché fanno ridere, altre che fanno sicuramente riflettere. Tipo cioè io me la ricordo questa storia di come un utente racconta di come ha ospitato una famiglia di profughi ucraini e tutti i problemi che ha riscontrato, sia dal legale, dalla Caritas e così via per poterlo fare. Quindi ci stanno anche le guide tipo come creare un preparare un cellulare Android per un nonno, per dire. Ci sono queste cose e potete leggere un po' tutto. Mi metto poi la newsletter di Wikimedia Italia perché presenteranno il 16 febbraio un progetto che mi sta a cuore, che praticamente l'ho sviluppato io. Il Laravel che è tutto open source quindi sono stato impegnato un po' anche in questo negli scorsi mesi, l Abbiamo fatto come lavoro tra l'altro, perché noi noi siamo nella, tra le agenzie che fanno i lavori per Wikimedia Italia. È un portale che servirà a raccogliere i, e invitare i gestori dei musei a dare i permessi per pubblicare le foto, ovvero la classica liberatoria per i diritti d'autore sul materiale che hanno. Quindi adesso io finirò questa riunione, smaltisco le ultime cose post FOSDEM di questi giorni e poi mi andrò mettere lì a correggere gli ultimi bug che mi hanno segnalato nel mentre perché il lancio si avvicina. Qualcuno potrebbe chiedermi, ma è la prima volta che fai qualcosa di open source per lavoro? No, è la prima cosa che faccio qualcosa di lavoro in Laravel specialmente per Wikimedia quindi un po' di cose le ho accettate un po' di scocciature perché dopo tutto stia in un modo o nell'altro contribuisci pure al sistema però ecco è la prima volta che rientra tutta questa serie di casistiche e passando da un argomento all'altro perché come ho detto non ho messo a posto i link qui ne abbiamo qualcuno, una cosa che è un argomento delicato di come eh, un reporter televisivo russo eh, ha segnalato di essere stata stuprata eh, in ucraina dal gruppo ceceno che occupava la regione dove lei si trovava per lavoro russo e quindi questo ha creato un po' di scandalo in Russia un po' per questo comportamento se questo l'hanno fatto con una che era russa possiamo immaginare quello che sta succedendo alla popolazione locale e non credo che ci sia nient'altro da aggiungere quindi preferisco subito cambiare argomento e parlare di come ehm, a breve il CEO dei TikTok dovrà Conferire al congresso americano per rispondere a tutte quelle domande che loro si stanno facendo riguardo la sicurezza e la privacy dei propri utenti. Un po' come hanno fatto con Facebook, soltanto questa è la prima volta che succede qualcosa che è cinese. Ed è tutto un po' da vedere. Quindi, io vi voglio subito rifare un salto in un altro link che ritorna all'argomento Wikipedia di come in Pakistan hanno diciamo bloccato l'accesso per un certo periodo di ore perché è stato fuori che c'erano dei contenuti che non erano legali su Wikipedia, ovvero che erano cose blasfeme e così via. Però pare che questo sia stato poi rientrato a come situazione. C'è quest'articolo che era molto interessante, praticamente il giapponese spiegato ai programmatori. E a me che ciò, mi piace un po' parlare le lingue, non solo... c'è cioè nel tentativo di parlarle bene, eh, è interessante, perché lo spiega un po' proprio come oggetti di programmazione. E quindi ve lo butto lì se siete curiosi. Poi c'è quest'altra invece che io non sapevo se metterlo o meno, praticamente stanno facendo... Hanno aperto una causa in America sugli sviluppatori contro Google Play per il suo comportamento, diciamo, eh, obbligatorio e di mafia che ha verso i sviluppatori e quindi loro stanno cercando per questa causa altri sviluppatori che si aggiungano in modo da creare e fare proprio meglio una class action. Ma la cosa che è, mi ha fatto capire che è proprio un'americanata non tanto è le motivazioni, perché all'inizio non parla di motivazione, si parla proprio di, di pagamento. Cioè, come ricevere i soldi e quanto potrebbe essere la cifra che si potrebbe ottenere da Google? E si parla da 1.250 dollari a 200.000 dollari. Cioè, all'inizio di tutto questo sito non si parla del problema di questa causa aperta, ma si parla di quanti soldi potranno avere da questa causa. Pas di nuovo, facendo un salto in Italia, l'Istat da quest'anno ha aggiunto anche le riparazioni degli smartphone. Nei punti per dimostrare come evolve la spesa degli italiani in medi, del no dell'italiano medi, degli, degli italiani, letteralmente, siamo arrivati all'ultimo link che è il resoconto dell'attività mia open source del mese di gennaio. Che mi sono scusato di mettere nella puntata precedente. Che è un po' riassuntore di quello che ho fatto, WordPress e così via. Che faccio oramai da tre anni o più sul mio sito. Ci sono i link al calendario degli eventi, ma non. Staccate perché devo fare ancora il resoconto del FOSDEM, che è il titolo della puntata. Con calendario di eventi, parlo del calendario di eventi in tutta Italia di temi open source e libertà digitali. E poi il solito, che è un elenco di modi per contribuire a progetti open source in meno di 5 minuti da computer o da telefono senza competenze tecnologiche. Soltanto richiesto un minimo di conoscenza inglese. Quindi, se cercate dei modi, potete anche scriverlo nel gruppo Telegram, vi rispondo direttamente lì. E detto questo, <coughs> mi scaldo un po' la voce perché l'ho finita un po' al FOSDEM e voglio parlarvi del resoconto del, proprio dell'evento io qui a i mi miei appunti perché rischiavo di scordarmi qualcosa ed è tanta roba e sicuramente me ne scorderò qualcos'altro la prima cosa cos'è il FOSDEM? ora, il FOSDEM è un evento che c'è da vent'anni a Bruxelles perché è nato lì ed è l'evento europeo di incontro degli sviluppatori del mondo free software e open source europei, ovviamente ci stanno pure gli americani, gli asiatici e così via, però è il punto di incontro e viene fatto sempre a Bruxelles e per chi non c'è mai stato, l'evento è completamente gratuito, non è richiesta registrazione, basta andare lì all'università è aperta e potete andare nei vari palazzi dove ci sono le presentazioni, eccetera. Tutto l'evento poi è digitalizzato, ovvero tutti i talk sono registrati. Trovate l'archivio che credo arrivi fino a oltre dieci anni fa di tutte le presentazioni registrate. Troverete anche le mie perché negli anni passati ho fatto delle presentazioni a tema community nella stanza community a Mozilla perché l'evento è diviso per stanze. Ovvero, ogni anno loro fanno una call per chi vuole avere le stanze. Quindi arriva, che ne so, la comunità MySQL e MariaDB che si mette lì e fa la richiesta per una stanza, e così via. E poi queste stanze, quando vengono approvate, dovranno fare il lavoro di selezione dei talk e gestire la stanza. Al tempo stesso, poi loro fanno la call per gli stand. Quindi poi ci sta lì la gente con gli adesivi, i gadget che siano. E quindi l'evento è una mucchiata di gente. Si parla ogni anno di circa. I, prima della pandemia eh, la media era sulle oltre 8.000 persone che vengono. Come fanno a tracciare le persone? Lo vedono dai, con le persone che si collegano alla rete wifi dell'evento. L'evento ha ah, poi le app varie per, se, per avere il programma nel telefono e così via. E già hanno cominciato a pubblicare. I video delle registrazioni perché ai relatori gli arrivano email proprio per, per verificare il video se va bene e così via quindi poi la prova in automatico viene caricato quindi stanno proprio venendo buttati lì sul sito internet quindi potete recuperare anche le presentazioni le slide intendo e di solito c'è di tutto. In passato mi ricordo, ci ho beccato Stallman, ci ho beccato l'autore di System D eh, accanto oggi in questi giorni c'era il fondatore di OnCloud e NextCloud, perché avevamo accanto il loro stand. Quindi l'ho visto proprio: Cioè, si ci incontrano queste persone. Eh, dipende ovviamente dall'edizione che viene, oppure no. Quindi, è un modo proprio per essere lì e rendersi conto di tutto quello che è. Il mondo open se è vederli dal vivo, e spesso era anche un modo per incontrare amici che si beccano soltanto qui. Perché se è internazionale, eccetera, sono tutti lì a quel punto li becchi lì. Eh, ed è tutto lì. Quindi adesso mi ho aperto le slide dell'evento di chiusura, del talk di chiusura, perché loro lo fanno alla fine di ogni evento, con il riassunto di quello che è successo, si parla di oltre 787 relatori. 32 stanze che di solito, dipende pure da, dall'organizzazione, di solito una stanza ci sta solo un giorno oppure ci sta mezzo pomeriggio, mezza e così via. Dipende pure da cosa riescono a gestire perché è tutto di base volontaria. Cioè, i volontari sono i stessi che puliscono i bagni, si occupano di mettere i tavoli, eh, eh, si preoccupano del mangiare e così via. Cioè, è veramente un lavoro impegnativo. Quindi c'erano 32 tracce di cui 34 stanze di talk, 57 stand e 36... Eh, talk light, sono quelli che durano 10 minuti e così via si parla di oltre 379 ore di video al momento quando hanno fatto questo talk che era la chiusura di domenica alle 5 e eh, oltre 53 erano già online e si stavano processando gli altri quindi dicono su Matrix hanno raggiunto i 6.000 utenti in tempo reale collegati alla server e alle varie stanze poi dicono anche che hanno, ci sono, hanno venduto oltre 2.500 magliette, perché ogni anno fanno le magliette con l'anno e tutte le restrizioni non ne ho mai presa una per dire. E, e i numeri pure della roba da mangiare e così via, che io ve li salto. Quest'anno dicono che hanno raggiunto eh, 53.000 indirizzi PV6 collegati, che di solito potrebbero essere anche tutti i vari dispositivi, quindi. Tablet, i computer, i vari server, le apparecchiature, Internet of Things collegati alla rete del FOSDEM, poi altri dati tipo del traffico dicono che il sito più visualizzato di tutta la rete è GitHub. Ci sono proprio i grafici della rete presi da Grafana. Abbiamo poi beh, i vari sponsor, i nomi di tutti i volontari hanno fatto proprio tutta la serie di slide con tutti i nomi. E questi sono i numeri del FOSDEM. E adesso voglio dirvi anche i vari stand che c'erano. Perché se non siete nel gruppo Telegram vi siete persi le foto che ho fatto in tempo reale. Lì avevo detto che avrei fatto interviste o altro. Alla fine non ne ho avuto il tempo, anche perché sono stato, diciamo, due pomeriggi allo stand Mozilla tutto il tempo. E quindi non ho avuto proprio l'occasione. Tant'è che mi sono perso un po' di amici per dire. Gli estend ce n'erano un po' di tutto. Ho caricato pure le foto, pure di quello e mi sono riportato via io. Per dire, io sono tornato con una tazza di Debian, eh, cioè una tazza con il logo Debian. Una di Firefox che era tra i gadget per noi volontari, che non ho mai avuto. Una maglietta di KD e una di Mozilla. E poi tonnellate di adesivi che mi mancavano. Ce n'ho tanti di GitLab al momento, per dire. Ci sta ovviamente la Paci Software Foundation. Lo sono ritornato con una penna per scrivere una di Postgre e una di MariaDB, ce l'ho per scrivere. L Ho preso lì tra i gadget. Ovviamente si poteva comprare un po' di tutto. Ogni comunità aveva i suoi. Quindi si poteva veramente sbizzarrire. Abbiamo. Cioè, tra varietà tavoli, c'era quello di Postgre, MariaDB, Grafana, Ansible, c'erano Eclipse Foundation, la Free Software Foundation Europe, c'era Eclipse Foundation. Uh, poi c'erano per dire DAVX5 che è client Android per tutto quello che riguarda diciamo Nextcloud Perché aggiunge supporto per CalDAV, WebDAV e così via C'era anche CryptPad, beh ce la farò a dirlo, LibreOffice Poi ovviamente c'era tutto un palazzo che erano soltanto distribuzioni per dire Quindi c'era Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora e così via con i loro gadget C'erano anche i tavoli di GNOME e KDE c'era poi Pearl Raku per dire, Videolan che davano questa volta anche i cappelli, il cappello al birillo, cioè praticamente fanno una specie di ruota della fortuna, tu giri la ruota e dove vai vinci. Mi ci sono genatissimi perché non ho potuto vincere le cartoline perché le colleziono. Loro fanno delle cartoline e sono parodie, per dire io qui, in mio ufficio c'ho Conan con il bel simbolo di VLC, c'ho lo squalo che è il simbolo di VLC e così via, c'era quello di Rambo quest'anno. E mi girano perché non l'ho potuto aggiungere a collezione perché ho vinto gli adesivi, sfortunatamente. C'era anche il tavolo di Audacity, però non avevano gli adesivi. Quindi gli ho potuto segnalare un bug che ho riscontrato. Glielo ho fatto vedere allo sviluppatore. Quello è stato, queste sono le cose divertenti. Gli ho fatto vedere: guarda, io su Debian Z ho questo. Vedi, adesso la barra non ce la faccio così tanto e riappare. Ma se chiudo, e riapro, la barra non c'è. Ma quello ha fatto strano, quando torni apri un ticket su GitHub che ci guardo, che sicuramente li possiamo risolvere al lato nostro Quindi nei prossimi giorni ce l'ho segnato tra le cose da fare e apro un ticket, perché sono ho tutte le cose in coda e quindi non ho avuto modo per smucchiare queste. C'è poi la sezione dedicata al mondo dell'elettronica, quindi c'era il tavolo dedicato, c'è cioè lo stand a Pine, a Pine 64, anche a Wolf SSL e ad altri progetti. Quindi questi sono gli stand, ma ce ne stanno molti altri, variano da ogni anno. Quindi di solito tutti quelli del mondo mezzo poi ci fanno un salto. E poi c'è il programma perché le stanze erano veramente tantissime. Oltre a quelle proprio principali, le cosiddette main track, c'erano le stanze che mi sono segnati talk. Per dire: io mi sono segnato Talk nella stanza di Mozilla, ovviamente, in quella di Postgre e se non mi ricordo male, in quella. Dedicata a Public Code Digita Public Goods e Python Però c'era la stanza anche dedicata alla sicurezza A Rust C'era Kotlin, a quella kernel A JavaScript, ce n'era una addirittura su Go E una su Haskell C'era quella dedicata solo ai DNS Quindi potete immaginare gli argomenti Pure quello anche free software sui dispositivi mobile OpenJDK, BSD Io li sto prendendo così a caso eh. Però vi invito a buttarci un occhio Perché ci sta pure a dire quella dedicata alla virtualizzazione Cioè Cose veramente complicate. C'è anche quella per lo sviluppo degli emulatori. Quindi, c'è veramente una montagna di roba. Infatti, io me la ho segnata nell'app. Adesso io cosa farò? Me ne riaprirò tutto al sito internet. Di solito faccio così, prendo e me li salvo tutti nei preferiti. Perché non è detto che di tutti ci sia già il video. Quindi bisognerà potersi aspettare un attimo, perché i relatori di solito devono ricontrollare tutto il materiale. La presentazione. No, metti caso, se vogliono cancellarlo o rifiutarlo per dire. E questo evento. Di solito poi ha degli eventi collaterali perché col fatto che c'è tutto il mondo open source nei giorni prima e dopo c'è chi ci incastra altre cose. Infatti c'è stato un evento il giorno prima a livello europeo, di Unione Europea, proprio dedicato a parlare di open source. Quindi c'è veramente un po' di tutto, dipende dall'anno. Ovviamente questa è la ripartenza e la peculiarità dell'evento è che, essendo il Belgio un posto in cui di tipico c'hanno poco e niente, se non le patatine fritte e la birra. Il venerdì loro hanno sempre organizzato al pub Delirium una serata birra che potete immaginare un pub su tre piani che si prende anche pub vicini per la montagna di gente che all'improvviso viene. Quest'anno a causa Covid hanno preferito non farlo per non prendersi nessuna responsabilità. Qualcuno potrebbe dire "ma le mascherine eccetera". C'era chi se le metteva, ma in Belgio non c'era questa obbligatorietà, quindi dipendeva dalla singola persona. Per me il FOSDEM che io partecipo dal 2014 è sempre stato un momento per incontrare non solo gli amici ma per aggiornarsi, fare questo che io scherzo dicendo shopping perché oramai le cose che c'hanno lì già ce l'ho, cioè non mi sono ricomprato la felpa Debian, la maglietta e così via, S ho comprato le cose che mancavano. Sì, poi cose che mancavano, nel senso quando tu copri queste cose costano molto di più del normale anche perché stai contribuendo, No, fanno anche dare su, tipo donazione, cioè ho pagato una maglietta di KDE 25 euro, La maglietta nera con il logo di KDE, cioè niente di che. Quindi è un modo per contribuire ai vari progetti, ma è anche un modo per parlare e segnalare problemi. Cioè, io ero nello stand di Mozilla, abbiamo, era, veniva gente che ci segnalava bug, io parlavo tanto, cioè, mi tenevano apposta, mi hanno detto proprio in inglese, ovviamente. No, no, tu rimani qui, tu sei quello che parla. E dovete pensare che Mozilla noi ci aveva dato i clicker perché voleva che tracciassimo le persone che venivano a parlare con noi, prendessero un gadget e così via, per avere dei numeri. Da quello che ho visto io, sembra che abbiamo fatto almeno sull'800 persone, quelle che abbiamo potuto segnare, ma sicuramente ce ne saranno altre che ci sono sfuggite, sono quelle che mi ricordo, probabilmente sono anche di più. Però io, col fatto che sono italiano, non riuscivo a tenere in mano questo clicker per segnarmene, quindi c'era chi lo faceva a posto mio perché io dovevo parlare. Perché quando chiedevano qualcosa, io, col fatto che ho messo in mano un po' ovunque di Firefox negli anni, anche lato tecnico, sapevo sempre dove rispondere e dare dei suggerimenti, dallo sviluppo di estensioni a come partecipare alle discussioni dell'implementazione dei protocolli SVG, no, dei protocolli in quel caso, ma dello standard SVG. Quindi è sempre stato un continuo parlare per me pomeriggio. Infatti, non ero più abituato, non solo a parlare, ma a stare in piedi fermo. Tant'è che. La domenica sera io sono rimasto in hotel perché mi facevano male i piedi, cioè proprio non la facevo a, a stare in piedi per via dei piedi. Che mi... Quindi una volta ero abituato. Due anni di fermo mi hanno creato questo perché sono sempre stato proprio ciarliero. Tant'è che mi è stato detto anche in inglese di parlare lentamente. E c'è ha detto guarda che parla velocemente anche di più in italiano, quindi figurati così in inglese, eh, e potete immaginare ovviamente anche il mio inglese. Come sia. In ogni caso, l'evento è questo. Io negli anni passati facevo resocodi sul mio blog con foto e d'altro, poi dopo un po' ho smesso dopo tutti gli anni, anche perché l'evento era così. E quindi è un modo per stare lì tutti insieme. Quindi becchi di tutto. E è il modo proprio per ricordare altri appassionati, perché non bisogna essere degli sviluppatori alla fine per andare lì. Quindi, è un modo proprio per entrare nel mondo open source, e anche un tentativo, anche per creare connessioni e voler fare qualcosa, cioè non essere solo dei meri utenti oppure utilizzatori di queste tecnologie, ci cioè vado lì per aggiornamenti, no, anche per capire le meccaniche e provare a contribuire tra le varie cose. Quindi questo è l'unico che c'è così grande a livello europeo. Ci sono altri paesi che fanno eventi, credo che ci sia a Parigi e in UK fanno degli eventi similari, ma sono solo per il paese, quindi possiamo dire sono molto completamente diversi. In Italia non ci si riesce a farla. E quindi passiamo subito all'altro argomento, prima di proseguire con le altre cose de, riguardo il FOSDEM, è il Mergit. Cos'è il Mergit? Per chi non l'ha mai sentito nominare, è un evento che è nato da, da un'idea di Roberto Guido, che a, ad oggi è ancora il presidente di Italia Linux Society. Quindi già capite un po' l'argomento. Il gioco di parole è Mergit, dove le varie comunità si incontrano. La prima edizione fu nel 2018 a Torino ed era un modo per incontrarsi tutti insieme e ogni comunità aveva la sua stanza con i suoi talk. Quindi c'era Mozilla per dire che aveva la sua stanza e con i nostri talk. E ogni comunità aveva la sua Wikipedia, Ubuntu e così via. Il punto di quell'evento che è durato alla fine una giornata è che. Non c'è stato modo di mettere le comunità insieme. È bello, ci siamo visti di noi, ma ce la siamo, suonata e cantata. Non si è creata quella contaminazione che serve in Italia perché, come si è detto più volte, l'Italia è un bel paese, però è frammentato perché non si sta tutti in una sola città come nelle gran... negli altri, tipo Parigi e così via. Si è sparpagliati sul territorio. E quindi bisogna creare il networking e capire le opportunità perché potrebbe starci gente vicino a te. Che è attiva in altre comunità e si potrebbero fare attività e così via, perché tu non lo sai. Tra le altre cose, ma anche per fare delle cose a livello nazionale tutti insieme, metti caso petizioni o così, o spingere, no? fare pressioni e così via. Nel 2018 c'è stato il primo evento ed è stato così. Nel 2021 io mi sono occupato dell'organizzazione dell'evento online, perché nel 2020 ci doveva essere l'evento dal vivo, ma è saltato a causa COVID. Allora, nel 2021 è stato tutto online e me lo sono occupato io, ed è stato un evento completamente diverso. Oh, L'idea era stavolta di fare la contaminazione creando delle tavole rotonde. Quindi abbiamo messo varie comunità più attinenti a certi argomenti, e tutte insieme a parlare per un'oretta e mezzo. E tutto questo, io poi ho scritto due articoli sul mio sito che raccontano un po' i problemi, riscontrati, le opportunità e tutto il resto, però lì si è cercato di passare a livello superiore, però non si è ottenuto granché quello che era l'idea di fondo, ovvero creare la contaminazione. Anche perché un'ora e mezza, se metti 5 persone a parlare, non è sufficiente. Quindi sicuramente bisogna evolversi in modo diverso. E quest'anno, a Verona, il 12 e 13 maggio, ci sarà di nuovo il Mergit. Questa edizione è aperta a tutti e è già divisa in due giornate. La prima giornata è dedicata alle imprese, sto leggendo, eh, che offrono prodotti e soluzioni incentrati su strumenti liberi per chi vuole supportarli mantenere bla bla bla, ma il programma è ancora tutto da definire, il sabato invece è dedicato alle community sul confronto su vari temi il programma ad oggi è tutto in definizione, sicuramente ci sarò, è da vedere se per il Mozilla e così via, cosa si farà oppure no, però... Sicuramente dal podcast li potete riaggiornarvi, ma sarà Verona, quindi potete già cominciare a vedere gli hotel e tutto il resto, cosa che io comincerò a fare nei prossimi giorni, giusto per risparmiare quel che si può. Perché la location e tutto il resto è già definita. Quindi vi invito, per chi vuole recuperare gadget o quant'altro, di metterlo in conto, perché se io qui ho poi gli adesivi, vedete, ce l'hai qualcosa di Centos, io me lo segno per quando vengo a maggio e lì porto i gadget che ho per dire. Così ve li do direttamente, perché io ho il problema solito che devo fare spazio nel mio magazzino di roba in modo tale che posso metterci la nuova, altrimenti non c'è mai un riciclo. Comunque tornando a noi, il mergit sarà un'opportunità per vedere le varie comunità open source italiane che hanno un certo rilievo, ovvero che non è una sola persona o due e basta, ma le comunità che si possono definire in questo termine. Perché l'idea è quella che noi dobbiamo creare, il networking, la rete, ma anche far sapere cosa c'è e capire le opportunità e come possono le comunità italiane collaborare insieme per dei risultati che non siano soltanto lettere aperte, ma anche qualcosa di più concreto come eh, formazione, eventi, degli incontri, sensibilizzazioni, cose che si fanno tutte insieme. Quindi sarà questo evento sarà a Verona. Detto questo riprendiamo Abbiamo, cioè, io ho preso appunti su alcune delle discussioni che ho avuto con le persone che mi hanno chiesto e così via, lì in E quindi ho tirato giù degli appunti su alcune cose che vorrei parlare al podcast. Quindi si è parlato moltissimo di questi licenziamenti e di come Mozilla l'ha subiti: nel senso, Mozilla ha già licenziato tutte queste cose e l'ha fatta nel 2020 e 2019 mentre le altre compagnie lo stanno facendo adesso e quindi adesso ci si domanda come mai eh, all'evento no, stanno facendo tutti questi scienziamenti ma ne abbiamo già parlato in questo podcast e le motivazioni che io ho trovato sono principalmente quello del concetto di copycat ovvero una compagnia vede che un'altra la fa e quindi gli azionisti gli dicono di farlo a sua volta creando questo effetto a catena che i numeri e i conti in banca dimostrano che non è necessario e quindi è un po' una droga, una droga. Una manipolazione del mercato. Che però non è dovuta probabilmente a dei veri motivi effettivi. Se non che c'è una recessione, allora la teoria dice ci vogliamo tutelare per evitare di dare in bancarotta se dobbiamo pagare gli stipendi a tutta questa gente. Anche se poi non è così. Ma evidentemente a questi non gli piace andare a capire più un po', ma di più. Poi ho incontrato un vecchio amico che era un volontario quando l'ho conosciuto, della comunità di Mozilla Svizzera, che adesso lavora come front-end engineer di Thunderbird. E mi ha confermato che adesso tutta l'interfaccia è come quella di Firefox: ovvero non c'è più Xul, che era tutta una tecnologia, potremmo dirla, quasi proprietaria, anche se ovviamente era tutto open source di Mozilla. Per disegnare l'interfaccia grafica del browser. Quindi la barra di indirizzi, queste parti qui che erano scritte con questo linguaggio che era un mix tra javascript e xml e questo è andato tutto a morire con firefox quantum adesso è arrivato anche i thunderbird e questo semplifica moltissimo lo sviluppo dell'interfaccia stessa e ovviamente di conseguenza le prestazioni perché se l'hanno fatto per quantum figuriamoci per thunderbird e quindi una delle tematiche è stata delle prestazioni perché al fosdam mi sono stati credo almeno un paio di talk sul tema del... Diciamo proprio delle prestazioni di Firefox. Perché ci stanno dando molto da fare da anni a migliorarle perché questo significa che è più rapido e così via. Ma stavolta il tema è anche, era anche dedicato a al diciamo al salvataggio dei consumi, a un miglioramento dei consumi e quindi un'attenzione maggiore, diciamo, a tutto l'argomento. Quindi se siete curi sul tema potete approfondire lo strumento Profiler che una volta era soltanto necessario per fare il debug avanzato di quello che succedeva dentro Firefox. Adesso si può utilizzare anche nelle pagine e vi permette di analizzare ogni singolo piccolo passaggio proprio del rendering di una pagina sin dalla richiesta che viene dentro Firefox. Poi, mentre ero allo stand di Mozilla, oh, io beccavo tutti gli italiani che passavano, gli davo gli adesivi di Mozilla Italia. Lì si sgamavano di solito perché parlavano tra di loro in italiano oppure mi sgamavano a me. E quindi ho beccato che ci sta la comunità di Godot, che è questo engine per fare videogiochi, che ha la versione web e uno di questi contributor di questo progetto è italiano e ha fatto una patch a Firefox perché non aveva implementato una certa funzionalità RTC e quindi l'engineer Nicodò si incartava su Firefox e quindi ho detto guarda la prima occasione ti mollo una maglietta perché te la meriti dopo tutto hai fatto una patch a Firefox e questo è italiano e non lo sapeva che insomma che c'era la comunità il eccetera, ha detto che loro volevano fare eventi e quant'altro ho detto beh non perdere l'occasione adesso ci siamo scambi di contatti e quindi provvederemo a fare più cose perché è sicuramente una tecnologia emergente che sta riscontrando un certo interesse poi, il 24 marzo ci sarà a Firenze l'Open Source Day, qui andai io l'anno scorso, ma quest'anno ancora non lo so se ci posso andare o meno. Non ho talk, quindi potrebbe essere solo un salto per vedere come va, però sarà a Firenze. Cosa sarà il programma ancora non si sa. L'anno scorso era principalmente roba di sviluppo. Poi, allo stand di Mozilla, noi ci avevano detto di promuovere praticamente due cose. Il progetto Mozilla Apps, che a me non è mai piaciuto, e... Mozilla Connect, che è questo portale in cui si possono segnalare, diciamo, eh, richieste di nuove funzionalità, non bug report, ma richieste di nuove funzionalità, di modifiche, alcune cose Io nel tempo ho fatto alcune proposte lì, l'ho ho votate, eccetera, quindi se voi avete richieste, eccetera, potete anche scrivermi a me in privata e vediamo di fare una richiesta lì sul portale Perché qualcosa si muove, vanno molto a rilento, ma si muove poi ho fatto un salto al tavolo di KDE di cui ho fatto anche una foto di me con il mio portatile Slimbook, con il luogo serigrafato di KDE. Quindi, per chi mi segue su Twitter e Instagram, avrà visto sicuramente la foto anche su Mastodon. E ho parlato con uno dei contributori, cui parlo poi spesso su Twitter e Mastodon, che è Carl, che lavora moltissimo, uh, tra le varie cose, anche su NeoChat, che è il client di Matrix. E mi ha confermato che ha il supporto end to end, ma soltanto io sono su Debian, sfigato. Ancora non è una giornata del client e quindi non ce l'ho. Questa è la versione breve della chiacchierata che è finita lì praticamente. Poi su Telegram ho condiviso anche la foto dei gadget che ho raccattato anche per farvi capire la montagna di roba che l'ho pure twittata la foto quindi invito a recuperarla. E mh, poi c'è questa cosa dei talk come ho detto sono registrati e al momento non ho niente da, da suggerirvi. La settimana prossima vi metterò tutti i link di quelli che secondo me vale la pena recuperare ad esempio quello che è stato finale della NASA che spiega come utilizzano l'open source dentro la NASA che già solo questo lo rende molto interessante al tempo stesso Mozilla sta valutando come ripartire adesso con gli eventi altrove e cosa fare perché questi due anni sono stati una bella mazzata e devono un attimo valutare quali sono gli interessi perché non è più come una volta fare un evento sulla privacy o sulla sicurezza su internet, anche perché il mondo è cambiato, oramai c'è una certa attenzione all'argomento, quindi bisogna promuoverlo in un modo diverso, un po' forse più complesso, articolato, quindi non sono più gli eventi di una volta che si facevano. E quindi loro erano lì e noi raccoglievamo su dei Block notes tutte le domande, richieste, eccetera, che ci erano fatte anche per aiutarle proprio in tutto questo lavoro di valutazione delle cose da fare per il futuro, anche per loro. E anche noi di Mozilla Italia valuteremo adesso... Cosa fare come eventi? Sicuramente, secondo me, se incominciamo a fare delle cose dedicate alla privacy e al diritto d'autore, male non si fa. Anche perché sono argomenti caldi in continuazione. Cioè, è, secondo me, è quel materiale che non si fa vecchio. Poi, voglio... Menzionare l'azienda Cloud68.covered, così vi dico il sito direttamente, che praticamente loro fanno hosting di progetti open source, quindi Nextcloud, discourse e molti altri che sono amici di vecchia data. Quindi, se siete curiosi per diciamo vedere quanto vi può costare una vostra istanza, gestire da loro che sono europei e tutto il resto di molte piattaforme diverse, web di tecnologie, proprio web che vi vorreste self-hostare, ma a questo punto pagate un hosting e così vi potete togliere gli PC, ve li butto lì. Poi, una delle mie intenzioni era di correggere un bug che riscontro su Firefox nell'integrazione Plasma. Quando ho dei video aperti li chiudo su Firefox, l'integrazione su KDE ancora mi segnala il video aperto e quindi non posso gestire il player multimediale. E sicuramente lì dovrò metterci delle mani, ma so come farla, anche perché io sviluppo estensioni, quindi so almeno da dove cominciare. Ci sarà quest'anno, la settimana di agosto, il Chaos Computer Club in Germania, che è questo evento di Acheroni che l'anno scorso è stato in Olanda, poi forse si farà in Italia, non si sa, sarà in Germania, ancora non so se ci sarò, però sicuramente è uno di quegli eventi in cui rientra il termine cazzeggio, ovvero si va in campeggio e poi si sta divisi di solito in ambasciate, in sezioni italiane o meno che siano, come disposizione insomma perché ognuno ha i propri gazebo eccetera, e si cazzeggia, ovvero si seguono i talk e le altre cose oppure si aghera, si fanno altre cose. Io mi ricordo ancora quello dello Shah in Olanda del 2017, qua agherammo le luci e mettemmo le il tricolore ovunque, in tutto il camping di oltre 5.000 persone. Quindi è un altro evento, pure questo, gratuito, si paga un biglietto di entrare, anche perché è tutto da volontari. Io in quello tedesco non sono mai andato, onestamente andare in Germania a Ferragosto fa un po' di... Eh, però sicuramente almeno non fa freddo, il che non è male. C'è stato quello italiano nel 2018 a Padova, ma ancora non si sa perché il Covid, come potete immaginare, ha creato problemi. Ho incontrato gli organizzatori, perché l'Italia Nageremba si... Potrebbero organizzarlo forse l'anno prossimo, tutto dipende se qualche volontario ci si vuole mettere, anche perché richiede un'organizzazione strutturata di un certo tipo, dal mangiare, il trovare il posto, la corrente, eh, lo spazio, tutte queste cose qui. Lo spazio è inteso come dove mettersi. Poi ci sono gli argomenti che non ho approfondito perché stavo fuori, ovvero ad esempio, il fatto che è saltato a mezzo internet in Italia, ma io in quei giorni non c'ero fisicamente, quindi non ho potuto sperimentare tutta questa situazione. Ne avrei voluto parlare di più, ma sicuramente ce ne sarà di più. Fatto sta: che si sa che è stato dovuto un attacco Ransom sfruttando una vulnerabilità conosciuta di BuMWAR SX del 2021. Cos'è VMware SX? È praticamente è un sistema operativo che viene installato sui server che permette a sua volta di installare altri sistemi operativi virtualizzati lì sopra e che offre poi un gestionale eh, esterno per, la, per il controllo di tutte queste macchine virtuali. Quindi, sicuramente ha intaccato tutta la rete. Per varie cose, qualche snodo importante e di conseguenza la cascata ha fatto danni un po' in giro. Fatto sta, però, si tratta di una vulnerabilità del 2021 e nessuno ha messo le toppe, altrimenti sarebbe su, si sarebbe, diciamo, gestita meglio la questione. Però è tutto da vedere, che sono quelle novità dati che escono, che non sono confermati più di tanto, eccetera. Cosa posso aggiungere altro del FOSDEM? Beh, a me mancava. A me mancava quello di stare lì, parlare e di girare. E può sembrare strano perché non hai seguito nessun talk. Beh, perché al FOSDEM è un po' normale. Prima di tutto perché quando le stanze sono a piedi con i posti a sedere, lì non ti fanno più entrare. Cioè, non può stare nel corridoio in piedi, eccetera. No, non si entra. E quindi se voi potete immaginare, stanno migliaia di persone e eh, nella sala viene fatto un talk interessante, potete immaginare che si riempie facilmente, cioè si fanno le code per entrare, e io quando sto a questi eventi a me non c'ho voglia di fare le code a te che vado di solito a pranzare a mezzogiorno apposta per evitarle, quindi di conseguenza questo avviene anche per i talk e secondo, bisogna spesso muoversi da una parte all'altra e Fattore altro importante è che, siccome sono tante talk contemporanea, poi mi sono accorto che ne avevo tipo tre in contemporanea, quindi eh, devo decidere dove andare, che fai, rischi che vado da quello, e poi non ci posso entrare e così via. Quindi c'è questa parte qui. E quindi, diciamo, i veterani spesso neanche li seguono più di un, ne seguono pochi, perché poi si riguardano registrati. Detto questo, l'evento è un evento di arraffamento, nel senso scherzoso, cioè si fa shopping, si prendono adesivi a destra e manca, si chiacchiera con l'altra gente, si partecipa e si conoscono nuove persone. Io negli anni ho incontrato molte persone, amici o altro, che poi lo sono diventati e che poi ci si sente online, per varie cose, quindi è uno di quei eventi che almeno una volta conviene provarlo, giusto per vivere un po' l'esperienza comunitaria così. E in Italia non è semplice, perché richiede gente. E il fatto che richiede gente significa anche volontà di fare le cose e non soltanto di viverle. E quindi richiede una certa attenzione e partecipazione. E in Italia non è facile se siamo così frammentati e, un, e diciamo disorganizzati. Quindi il Mergit sarà, speriamo, il primo passo per organizzarsi di più e creare una migliore connessione tra le varie realtà. Cosa si farà di nuovo ancora non si sa. E il FOSDEM è questo, cioè sono quelle cose che vanno vissute, tanti vanno lì solo per mangiare e bere birra, anche perché quando tu fai i talk si può bere la birra mentre ascolti i talk, quindi è lì è normalissimo. E quindi diciamo rientra proprio nello spirito lì che non è goliardico, anche perché c'è un codice di condotta e tutto il resto come in un evento di hacking, diciamo c'è cioè, un approccio proprio più uh, libero e eh, di respirare su quello che è open source e di conoscere le, le persone cioè potete incontrare i propri creatori sviluppatori parlacci e vi accorgete che sono persone normali dopo tutto cioè è difficile a ah, questo evento anzi io ad oggi forse l'ho visto molto 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 raramente vedere in, gente in giacca e cravatta per dire al limite in giacca ma la cravatta credo di non averla mai beccata uh, più di una cioè di solito quando sono avvocati ma onestamente non ho mai visto gente in cravatta quindi fa capire anche proprio che L'attenzione, l'evento, tutto il resto è diverso. Altri eventi europei, come ho detto, quello in Europa, in Europa Francia Parigi, ce n'era in Albania, ma non era sicuramente allo stesso livello. Quindi diciamo che adesso è tutto da vedere come riparte: anche perché devono essere internazionali, in lingua inglese, quindi bisogna anche vedere queste conferenze in che lingua sono. Invece, il nostro Mergit sarà puramente e solamente in italiano, perché noi dobbiamo parlare da italiani. Non abbiamo bisogno, diciamo, di influenza esterna, non dobbiamo presentare progetti, dobbiamo presentare di cose che si possono fare in Italia per promuovere sensibilizzare di più o unire le forze. Io l'esempio più subito che faccio è quando Mozilla fece la campagna Change Copyright che doveva sensibilizzare su queste nuove leggi europee, sul copyright per internet e tutto il resto. E noi italiani, pro, io proprio mi ricordo, parlavamo con quelli di Wikipedia Italia, perché loro stavano lavorando sullo stesso tema e qui ho detto: scusa, io ho scritto questa cosa, ho scritto delle bagianate per dire dobbiamo fare queste cose, almeno ha senso quello che ho detto, sì. E quindi fu un modo per cominciare a creare un certo rapporto. E noi dobbiamo fare molte più cose di questo tipo, ma anche sul territorio oltre che nazionale che siano quindi ecco questo è stato diciamo questo fine settimana in cui io ho finito la voce Oppa, e... mi sono stancato molto a camminare anche perché poi a Bruxelles non è che ci stanno grandi cose da vedere io onestamente ho visto il museo dei fumetti e mi è bastato per dire ha speso troppi soldi per una cosa del genere eh, uno gira e basta, poi hanno degli orari assurdi tipo per fare colazione la mattina è capace che li trovi chiusi alle 11, devi andare al supermercato cioè, la cena poi chiudono presto quindi dipende pure dove stai. Cioè, chiudono per le 9 se è seconda della zona, cioè bisogna un attimo. Non è come un'altra città europea, perché se va buio, quindi diciamo: Io il sole l'ho visto, mi sa un'oretta domenica e basta. Per dire. Secondo me l'esperienza a Bruxelles non è molto da turista, ma è molto quello che ci sta intorno. Per ricordarsi, che alla fine sera a cena eravamo tra di noi, si chiacchierava di del più e del meno. E quindi quello è parte proprio dell'esperienza che sarà anche del merito. E di solito che è sempre è stata, Poi tutti quegli eventi, open source, Per questo non è, non è il caso di perdersi dopo tutto. Quindi io finalmente sono arrivato alla fine. Probabilmente per la prossima settimana mi dirò tutte le cose che mi sono sfuggite. Eh, perché sto ritornando col lavoro, c'è tutta una serie di cose arretrate. Vado un po' di corsa, eccetera. Quindi sicuramente qualcosa mi è sfuggito. Però non mancherò occasione. E quindi spero di aver risposto ris risolto, no, risolto, alle vostre domande. Ma non esitate a scrivervi per chiedermi che rimedio e che li dico nella prossima. Insomma, tanto so dove trovarvi. Questa puntata è venuta veramente più lunga della media. E detto questo, io finalmente vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!